Ciao a tutti amici, bentrovati in questo nuovo video. Allora, spiegazione molto tecnica per quello che riguarda l'esercizio del rematore. Vi farò vedere come eseguire al meglio un rematore con manubrio a corpo libero, sfruttando al massimo il supporto di una panca. Io in questo caso uso un box, quindi molto semplice. Non voglio farvi perdere altro tempo, prima però iscriviti al canale e andiamo a farci insieme questa lezione di personal per imparare al meglio il rematore con manubrio. Partiamo dall'impostazione, la gamba frontale deve essere piegata, la gamba posteriore deve essere estesa con il piede leggermente verso l'esterno. Mano destra in questo caso che è ben appoggiata sul box, che, diciamo, con la quale faccio una piccola pressione appunto sul box per mantenere la schiena il più possibile dritta. Come vedi la schiena è perfettamente allineata, non faccio mai il giro perché devo attivare i muscoli del dorso, quindi non devo fare dei twist con il bacino. Come vedi la spalla è in asse con il corpo, quando salgo il gomito supera leggermente il costato, ma non è mai troppo sbilanciato. Nota adesso l'attivazione delle scapole, la parte centrale è molto importante. Se il braccio destro che è in appoggio preme forte, il sinistro quando lo portiamo su deve essere proprio quello che ci fa attivare al meglio i muscoli che fanno addurre le scapole. Cosa molto importante, poi la stessa tecnica e postura la riportiamo ovviamente anche sull'altro braccio, sempre gamba destra in questo caso stesa. Impostiamo come vedi la schiena. Pressione col braccio sinistro e portiamo il gomito vicino al corpo, leggermente sopra l'asse della schiena. Attiviamolo in maniera corretta perché è molto importante sentire tutto il corpo che lavora, perché quando facciamo esercizio non è mai un muscolo singolo che si attiva, ma è tutto il corpo che deve collaborare in maniera sinergica. Cosa importante, passiamo alla respirazione. Respirazione che sarà fatta in questo modo: ogni volta che stendiamo il braccio, inspireremo, ogni volta che porteremo su il braccio, butteremo fuori l'aria. Attenzione a non piegare mai la schiena, a non caricare troppo la cervicale, a non forzare il trapezio, quindi manteniamo una postura eretta. Il mento che guarda sempre verso il basso, anche perché se guardassimo in avanti andremo a schiacciare, a contrarre i muscoli del trapezio e forzeremo anche la zona appunto della cervicale. Come vedi, esecuzione pulita. Quando si sale si può anche mantenere in contrazione per almeno un secondo e mezzo il dorso. Quando si scende si stende completamente il braccio in modo tale da attivare in toto tutto il muscolo del dorsale. Quindi questa è la tecnica minima per affrontare al meglio questo esercizio e di conseguenza è così che credo sia corretto insegnarla. Mi raccomando, se hai qualche dubbio, basta fare rewind, quindi farlo ripartire da capo il video e rivederlo fin quando non ti verrà, diciamo, con la stessa tecnica di esecuzione. È molto importante, come ti dicevo, mantenere tutto il corpo in equilibrio e non forzare il collo. Vedi, la testa è sempre in linea, la schiena è dritta e quindi non c'è proprio possibilità che tu possa sbagliare. Ti auguro un buon allenamento e mi raccomando, approccia sempre in modo corretto alla tecnica dell'esercizio. Insomma, spero di essere stato il più chiaro possibile, spero che ti sia utile questo video. Se i contenuti che pubblico in materia di fitness ti piacciono, non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare su il pollicione. Per qualsiasi dubbio, basta scrivere giù nei commenti, sarà un piacere poterti rispondere. Resta connesso con WKT perché usciranno tanti altri video che parlano di recensioni prodotti, elettrostimolazione e ovviamente allenamento in palestra e a casa. Ciao e al prossimo!